superstiti della notte della domenica, orfani del Consorzio Nettuno. Buonasera a tutti, al nostro pubblico in sala, al pubblico a casa, e buonanotte al popolo che ancora consulta il televideo. Bentornati, benvenuti a Glow Diversamente Italiani, anzi, se preferite, diversamente tagliati. Perché fuori di parlare in questa trasmissione di privilegi e categorie in Italia, proprio da questo allegro palcoscenico, zac, ce la siamo cercata, è arrivata la scure. 150 milioni anche in Rai, sì. Si sapeva in realtà già da qualche settimana, ma come inevitabile nel mondo dello spettacolo, finché non c'è stata una bella lite, non se ne è occupato nessuno. Ed è successo. Martedì scorso è successo il patatrac. Floris e Renzi litigano a Ballarò sulla questione e poi ne parla tutta Italia. Ovviamente adesso voi vi aspetterete da noi che da aziendalisti, anzi da diversamente aziendalisti, si prenda una posizione politica di più, direi, anzi filosofica su questa intricata vicenda. Ecco, se per favore qualcuno mi passa lo strumento, grazie, filosofico, eccolo qua, abbiamo fatto i conti. Dunque, 150 milioni in un anno sono più o meno 400.000 euro ogni 24 ore. Noi duriamo circa un'ora, conseguentemente siamo sui 17.000 euro. Allora, cortesemente, lei, che lei è disoccupato? Adesso ha un lavoro, eccolo qua, prenda questo, lei adesso giri, comincia a far girare, oh, 17.000 euro non sono bazzecco, lei sono soldi, perché poi col fatto che siamo ancora a cavallo tra domenica e lunedì potrebbero, se li contabilizzano come straordinari, diventare doppi, 34.000 euro. Allora, Renzi dice che tutti devono fare la loro parte, avanti, fate la vostra parte, girate, il primo che comincia è lei. Bebes, andem. No. Altrimenti è il rischio, mettete la moneta però nel cappello che ho passate. Ecco, se il cappello torna vuoto vinceremo il premio della giuria, che è il premio Andersen Menare Fiore di Bal. Allora, anche questa è fatta, ora iniziamo. Se poi la cosa non si risolve rapidamente, io il mio piano B ce l'ho già. Vado a lavorare su internet, il web, web TV, il 2.0, il social media marketing, insomma tutte quelle balle lì, quelle cialtronate, solo che invece di arrivare con l'antenna ti arrivano col wifi che è a UFO, cioè a gratis, come si dice. La mia consulente ideale, che ho qua e che abbiamo la fortuna di avere a Globe per la seconda vita professionale sul web, è proprio lei, l'inutilmente entusiasta rockabilly Betty Fanspage. Buonasera Betty. Buonasera. Eccoci qua che mi sono loggata. Che bella. Buonasera, è buonasera. Enrico Bertolino. Che bella pinguinata, sei comoda. Eccoci qua. Grazie. Scusa, non c'avevo altro, ho trovato degli spicci. 2 euro. Tua, metti tele... È sempre non un inizio. Non te le gioca al video poker, eh? Metti tele via. Che simpatia, sempre così brillante. Buonasera a tutti. Buonasera. Che fai? Te sto a fare un poker. Che? Questo poker, non il poker, poker. Poker. Perché te di sicuro sta settimana non gliel'hai fatti gli auguri all'amico nostro. Ma chi? E poi, scusi, non abbiamo amici in comune noi. Cioè, come no? Ho controllato su Facebook, ce ne abbiamo 107. Ma non viviamo solo su Facebook. E comunque, sta settimana ha fatto 30 anni Mark Zuckerberg. Stica. Hashtag stica. No. Ma gli cantiamo proprio, gli facciamo gli auguri in diretta. Siete pronti? Non cominciamo. Hashtag happy birthday to you. Hashtag happy birthday to you. Hashtag happy birthday. Hashtag Mark Zuckerberg. Hashtag happy birthday to you. Hashtag vada via. Hai capito? Va bene, anche sta cialtronata. Hashtag non c'è, che c'è pure la torta? No, per sapere, mi sa che la torta se l'è mangiata lui da quando è entrato in borsa. No, hashtag Enrico Goloso, la torta non c'è sta. Però io gli voglio dare proprio un epic win a sto Mark. Mark, io ti devo ringraziare perché te hai inventato una cosa che non esisteva prima. Mark, tu hai inventato gli amici. Ma non è vero, sono sempre grazie Mark. Amici. Senza di te noi saremmo tutte delle persone molto sole. Ma parli per lei, per la sua combricola del web. Ma dico, ma quelli della mia generazione, gli amici, li trovavano all'oratorio, li trovavamo al bar. Scusa un attimo, Enrico. Il bar 10:15, 10:30 abbassa la seranda. Logico. Facebook è 24 hour open, hai capito? Perché questa è la vera amicizia, perché l'amico c'è sempre, no? Hashtag amici amici e poi ti abbassano la seranda. Però poi ci stanno, quelli nostalgici, sì, come a te, come che a gli piace sta cosa del contatto fisico, di prendere il caffè insieme, gli piace, stanno queste persone qua strane come a te. Che strane, ma come strane come a me? Ma dico, sì, ma io hashtag non sono il solo, grazie al cielo. No, c'è sta sto tipo del Minnesota. Che? Si trova dove? In Minnesota? Sì. Sta far away. Far away, come dire, ne approfitto anche per in the bottom of the world, in culo al mondo. Cioè, bravissimo. Vabbè, andiamo avanti. Quindi abbiamo fatto pure... Bravo, hashtag, bravo Enrico con l'inglese. Sì, abbiamo fatto pure
un omaggio ad Emma Marone, anzi ne approfitto, se permetti, sì, voglio dare un messaggio. Ciao Emma, spero che ti incontro presto, I hope, come il cavallo. E comunque, vabbè, niente, c'è sta sto Minnesottaro. Non è una borgata, no, vabbè. Che ha fatto, che doveva fare le pulizie di primavera di Facebook, sì, no? E per cui anziché leva gli amici così a sentimento, è andato in giro, sì, a incontrarli uno per uno. Capito? E naturalmente ha aperto un blog, eccolo qua. E cioè lui è andato a trovarli tutti? Tutti quanti, solo che qual è il problema? Portagli il vaso dei fiori a quello nel Kentucky, mannagli un pasticcino a quell'altro nel Tennessee, mannate a fanculo da solo che ha accettato quella richiesta d'amicizia a Pescara, alla fine questo è pieno d'amici ma ha perso la moglie e il lavoro. Vabbè, sulla moglie magari, vaglielo dire tu però sto poveraccio adesso di fargli auguri a Zuckerberg. No, sai che faccio ora? Faccio un off topic. Che sarebbe? Che cambia argomento. Parliamo di elezioni europee, guarda come mi metto. Ah, elezioni europee. Allora, andiamo in Danimarca. Vabbè, che è necessario, andiamoci. Sì, sì, c'è stanno una cifra dei giovani che pare che non gli va per niente da votare quest'anno. In Danimarca. Allora, che hanno fatto? Il Parlamento ha deciso di mandare in giro sto video, tenerissimo, sì, con un cartone animato, tenerissimo. Ah, sì, che per convincere le persone ad andare a votare, vedi? Ecco. Ah, così li mandano? Sì, sì, c'è sta specie di Chuck Norris ubriaco, danese. Un po' come gli estrogeni. Sì, sì, che per convincere le persone ad andare a votare non è che gli parla, gli mena. Ma dai. Sì, sì. Cioè, in questo modo è qua. Scritto tutto anche in danese, per cui è vero che è danese, cioè per dire, sì, lo sì, leggo il danese, non lo pronuncio. Beh, però sembrava danese. Ecco. Vabbè, il messaggio però è molto inquietante dato così, cioè il voto la vita, cioè, allora possiamo fare globe social, se sì, mi certo, permettete. Please don't do on the 25th. Non menate nessuno il 25 prossimo per andare a votare. Votate serenamente, please. Sì. Sono d'accordo. Grazie a Betty, no, abbiamo concluso, purtroppo lo spazio è quello che è. Ma tu pensi che mo' basta che te mi dici grazie, io mi shifto? Shifto vuol dire... Che me levo, no, no, no. Aspetta un attimo. Vi voglio lasciare, ragazzi, con un messaggio molto importante di sto video. Che è, se la stima della tua stima la stimi bassa perché pensi che le persone non te stimano, inizia a stimarti te, poi vedrai che te stimano pure gli altri. Hashtag stima che te passa. Detta tutta. Stica, hashtag stica. Complimenti. Grazie. Grazie, grazie, grazie Betty Fanpage. Vediamo il video. Pavojus, štai.